Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Questa sera vi ricordo che nonostante un italiano su due ieri sera abbia visto Sanremo, Matrix è in onda e ci mancherebbe altro. Ci abbiamo tante cose di cui parlare, fascismo, populismi, cosa succede in Europa. Questa sera quindi collegati tutti quanti con Matrix, però adesso andiamo sulla zuppa di questa mattina. Il caso per cui tutti quanti i giornali aprono oggi è un caso giudiziario molto complicato, complesso. Vedremo che cosa c'è di vero: soldi, magistrati, un presidente di una sezione di un consiglio di Stato che non viene arrestato perché in pensione, ma avrebbe venduto 18 sentenze. 18 sentenze. E invece sono stati arrestati l'imprenditore, l'avvocato, che erano quelli che riuscivano a manovrare con questo consigliere di Stato le sentenze. C'è ovviamente, come sempre, l'uomo dell'ex ufficiale della Guardia di Finanza, insomma le solite cose che ci sono in queste vicende che riguardano quell'impasto di burocrazia e magistrati amministrativi romani, di cui peraltro oggi parla molto bene Pane Bianco, perché con un fondo su Sole 24 Ore Pane Bianco ci spiega, a Ugo Giorgio, Pane Bianco ci spiega: ragazzi, state attenti, perché chiunque vada a comandare in politica in realtà deve avere a che fare con le burocrazie amministrative e i magistrati amministrativi. Senza di loro non si conta a Roma, ma i politici non lo possono dire, perché se dicessero una cosa di questo tipo non verrebbero votati e verrebbero presi poco sul serio. E poi c'è un secondo atteggiamento dei politici nei confronti di queste burocrazie amministrative. Il primo è quello di completa sudditanza alle amministrazioni, e quindi non fanno nulla, e l'altro è la loro debolezza, anche diciamo giuridica e anche di conoscenza, per la quale poi alla fine chi comanda è Roma. Chiunque venga a Roma viene soggiogato da questo impasto romano, di cui oggi abbiamo visto il profilo, diciamo, patologico, cioè di quelli che vengono arrestati perché in realtà facevano le loro indagini. Una di queste indagini clamorosa sarebbe stata fatta a Siracusa da un PM che poi è stato trasferito a Napoli, ma questo poi non è che ci conforta molto. Se uno è un truffatore, non è che se lo sostituisci da una sede e lo porti in un'altra, voglio dire, l'organo della magistratura si sente pulito nella sua coscienza. È sempre un disastro. Non è che se un giornalista ruba, lo sposti da un giornale e lo metti in un altro, succede qualche cosa, sempre ruba quel giornalista. Però sui magistrati funziona così: è stato cambiato di sede, fino a quando invece oggi è stato indagato per questa mega inchiesta che riguarda mazzette e favori. In questo caso lui avrebbe aperto delle inchieste fittizie su cose assurde che riguardano l'ENI, per gettare fuffa e mettere in vacca, come diremmo noi a Roma, tutta l'inchiesta seria sull'ENI che dicono aver fatto sulle eventuali possibili tangenti in Nigeria. Vediamo che cosa c'è di vero su questa grande inchiesta. Quello che per il momento è aperta è soltanto un'inchiesta. Non viene scarcerato Dell'Utri, ovviamente il Tribunale della Sorveglianza fa quello che hanno fatto tutti i magistrati nei confronti Dell'Utri: sembra il peggiore criminale di questo mondo, Dell'Utri. Gli restano da scontare 3 anni, non lo scarcerano. Sapete perché? Perché il pericolo di fuga è esistente, perché in realtà lui si era sottratto inizialmente all'arresto stando in Libano. Il punto fondamentale è che ha un tumore, ha una cardiopatia fortissima Dell'Utri, e soprattutto quello che chiedeva Dell'Utri non era di essere scarcerato, questo è il punto fondamentale, ma di essere incarcerato in un ospedale, cioè l'Humanitas di Milano. Chiaro? Quindi non voleva la scarcerazione, voleva che semplicemente venisse curato attraverso un ospedale in carcere. Non gli è permesso. Se questo non è accanimento, ditemi voi che cos'è. Uno potrebbe fare, lo ha fatto il giornale oggi, il paragone con i due nigeriani che sono stati ascoltati per l'omicidio e arrestati per l'omicidio di Pamela. In questo caso, però, i GIP probabilmente li scarcererà, o comunque non è nei loro confronti ancora stata elevata come si chiama, l'accusa di omicidio, perché probabilmente hanno fornito soltanto a Pamela la dose di eroina mortale, con la quale Pamela è andata in overdose, e dopo averle fornito questa dose di eroina mortale l'hanno fatta a pezzi, l'hanno divisa in due valigie, hanno nascosto i suoi organi genitali, e questo vilipendio del cadavere, come viene definito dal codice di procedura penale, evidentemente non è sufficiente per tenerli in carcere. Oltre a essere spacciatori, sono persone che prendono un corpo e lo martoriano in questa maniera. Se questo a voi vi sembra un comportamento che si può tenere senza essere condannati immediatamente, se questi non hanno un certo rischio di pericolosità, gente che fa questo tipo di reato, ditemi voi dove la incontrate la pericolosità.
ti forniscono della droga che ti uccide e dopo aver fornito la droga che ti uccide ti fanno a pezzi, sempre che vengano, voglio dire, verificate tutte quante le ipotesi dell'indagine, beh, insomma, io questo non lo vorrei avere vicino a me al cinema, almeno io penso, legittimamente, soprattutto perché poi, peraltro, questi qui chiedono l'asilo politico in Italia, non so su quali basi. Bene, questo è il quadro che anche Masciosce oggi racconta da garantista come lui, nel fondo del giornale. Ma poi c'è un'altra vicenda che forse non avete letto perché è una riga in un pezzo. L'avvocato dei due, uno dei due nigeriani, l'avvocato di uno dei due nigeriani, cioè quello che avrebbe procurato la dose di eroina mortale, perché Innocent, il nigeriano che è stato preso per primo, è uno spacciatore di marijuana, non aveva l'eroina e quindi è andato da un suo amico che ha fornito l'eroina e anche lui sarebbe stato nella casa in cui si è consumato il vilipendio del cadavere, come dice in maniera laica il nostro codice di procedura penale. Bene, questo secondo pusher fornitore di eroina ha un avvocato e l'avvocato dice: no, il mio pusher non c'entra nulla, il che è legittimo perché fa l'avvocato, però esagera perché dice una cosa che non doveva dire. Sapete che cosa dice? Nella casa di Innocent non ci sono le orme e le impronte del mio assistito, ma dice oggi il mio assistito che si chiama Desmond, il mio assistito che si chiama Desmond è tranquillo, in quella casa non ci sono le sue impronte, piuttosto ci sono le impronte di Matteo Salvini. Avete capito cosa dice l'avvocato di uno di questi due nigeriani? Che nella casa ci sono le impronte di Matteo Salvini. Allora, avvocato, non faccia lo spiritoso. Non faccia lo spiritoso, il sarcastico. Hanno preso, non so se il suo assistito, ma l'altro sicuramente ci aveva il sangue indosso, hanno preso una ragazza, forse già morta, e l'hanno fatta a pezzi. Io non farei battute sulle orme di Matteo Salvini, chiaro? Non farei queste battute, perché non c'è da fare. Queste battute sono oscene come quelli che danno solidarietà a lo sparatore folle fascista di Macerata. Sono sullo stesso identico piano, identico. Sono entrambe veramente disgustose. C'è un'altra vicenda su questa storia, la racconta La Verità, e cioè che a Macerata si sarebbe creato un business. Io voglio vedere se riesco a chiamare il giornalista che sulla Verità ha fatto questo pezzo, che si chiama Carlo Cambi. Vediamo se riusciamo a sentirlo, Carlo, perché ve lo faccio raccontare da lui, un collega che racconta che cosa è successo a Macerata. Ecco, è libero. Carlo, Nicola Porro, siamo in Ciao diretta sulla. Nicola! Ciao, siamo in diretta sulla Zuppa. Dimmi velocemente, cosa scrivi oggi sulla Verità? Cosa succede? Succede che il GUS, che sarebbe questa ONG che accoglie i migranti, non pubblica i suoi bilanci, ma abbiamo scoperto che in 4 anni è passata da 2,7 milioni a 26 milioni di fatturato, tutti pagati dai contribuenti italiani, per mantenere gli immigrati irregolari. Tra questi ovviamente c'era anche il ragazzo nigeriano accusato di aver squartato la povera Pamela, che è costato al contribuente italiano 50.400 euro. La cosa più carina è che questa ONG, che è di Macerata, ha avuto una carriera parallela a quella di Laura Boldrini, che in questi bilanci ci sono delle misteriose donazioni di cui nessuno sa, né i destinatari né gli importi, e che il sindaco di Macerata Carancini, più volte richiesto di pubblicare questi bilanci, e la prefetta di Macerata, che ha una carriera nell'assistenza dei profughi, più volte richiesto di pubblicare questi bilanci, non li ha mai Ma anche il pubblicati. sindaco, ma anche il sindaco ha fatto richiesta di pubblicare questi bilanci? No, l'ha fatta l'opposizione al sindaco e il sindaco ha risposto: non è di mia competenza, ma vi vorrei far notare una cosa molto singolare al proposito. Macerata, che già ha oltre 1.000 profughi, grazie alla prefetta e al sindaco, ha accettato un nuovo bando per 14 milioni di euro per l'arrivo di altri 880 profughi, e indovina chi lo avrebbe vinto? Il GUS. Il GUS, questa ONG che tu nel titolo della Verità dici forse un nuovo caso Buzzi a Macerata. Grazie Carlo, ci leggiamo sul. Grazie a te, Ciao, 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 ciao ciao. Nicola, buon lavoro! Ciao. Allora, devo dire che quando un ONG aumenta
aumenta così tanto il proprio fatturato, beh, qualcuno che fa business sugli immigrati c'è. Delrio, nel frattempo, il ministro Delrio, in un'intervista bombastica, cosa ci dice? Siamo alle soglie di una stagione neofascista. Beh, insomma, siamo alle soglie di un po' di irrequietezza, sicuramente, ma che l'idea che ci sia una stagione neofascista è quello che oggi scrive Delrio. Molto bella, per cambiare, ci sono, insomma, vorrei anche parlare di un'altra cosa che mi diverte, perché le borse sono in fibrillazione. Voi sapete, io in realtà quello dovrei fare nella vita, cioè scrivere di economia e di finanza, per cui sono stato pagato a lungo ed era l'attività mia principale. Le borse, intanto, scusate la banalità, della mia dichiarazione, scendono, ogni tanto salgono, anzi stanno salendo moltissimo negli ultimi, anni, sono cresciute. L'Italia ha fatto molto bene nell'ultimo periodo, ha fatto molto bene l'anno scorso, insomma, e ieri c'è stato, nei 2 giorni scorsi ci sono stati dei brutti cali di borsa, soprattutto a Wall Street, quindi quando cade Wall Street cade l'Asia, poi cade anche l'Europa. Beh, insomma, la cosa che mi diverte oggi sui giornali è che sono comparsi e ricomparsi come funghi tutti quanti quegli esperti che dicono: è colpa di Trump. Fantastico, Massimo Gaggi per me è diventato una barzelletta leggermelo. Ogni cosa che succede, ah, lì cosa sta succedendo? È caduto in bicicletta un ragazzino, deve essere colpa di Trump. Ah, là, fermi, fermi tutti! È caduto un albero! È colpa di Trump! È tutta colpa di Trump! Leggi Massimo Gaggi e capisci che è sempre tutta colpa di Trump. Per quello poi io leggo con molta più passione Rampini, che non ama per niente Trump, ma che almeno, insomma, non attribuisce la caduta di quell'albero, o di quel ragazzino, a Via dei Cerchi, per colpa di Trump. Ultima cosa che vi voglio segnalare, altre ultime 2 cose molto interessanti. Beh, fantastica l'intervista a Massimo, a Mario, scusatemi, Adinolfi, ciccione 190 kg, che l'hanno preso per il culo l'altro giorno dalla regia di Sky. Doppia colpa: la prima è perché se tieni l'auricolare acceso, se tieni acceso in regia, nell'orecchio del tuo ospite l'auricolare, sei un deficiente cretino, può accadere, ma deve essere preso a calci nel sedere, perché questo dà un grande fastidio proprio ospite. Primo elemento. Secondo elemento, in regia dicevano che Adinolfi era un ciccione orrendo e che non si riusciva ad inquadrare. E oggi Adinolfi, che io bacerei tutto intero, non sono, per carità, non ho nessuna voglia di avere rapporti con Adinolfi, ma lo bacerei metaforicamente. Perché lo bacerei metaforicamente? Perché dice una cosa straordinaria, e cioè dice: se c'è ancora una categoria, ancora non oggetto di purghe politicamente corrette, sapete quella qual è? Quella dei grassi di merda, come dicono a me quando mi vedono per strada. Si può fare, non si può più parlare con le donne, non si può dire, non si possono toccare, non si possono abbracciare, non si possono fare complimenti, non si possono parlare ovviamente dei gay, non si può parlare ovviamente, che ne so, dei colorati, dei gialli, dei bianchi, ma grasso di merda si può dire, perché non è stato ancora censurato dal politicamente corretto. Bellissima intervista di Mario Adinolfi. Concludo con un dato della Italia Oggi, molto interessante. L'ISEE è un modulo che ti permette di capire se sei ricco o se sei povero, soltanto in funzione del fatto che tu, grazie a essere povero, secondo questo modulo, puoi avere dei servizi gratuiti. Bene, che cosa abbiamo scoperto? Che tra il 2014 e il 2000, questo quando si parla di evasione fiscale, dei ricchi che evadono, eccetera, purtroppo l'evasione fiscale riguarda tutti. Bene, l'ISEE dal 2014 scusatemi, dal 2014 al 2016 ha segnalato la seguente cosa, e cioè che nel 2014 il 70% di quelli che avevano l'ISEE dichiaravano patrimoni zero. Sapete quanti sono diventati quelli che dichiarano patrimoni zero? Sapete quanti sono diventati nel 2016? Solo il 6%, dal 70 al 6%. Cos'è? Siamo diventati improvvisamente ricchi tra il 2014 e il 2016? Cioè i più poveri sono diventati ricchi? No, non sono diventati ricchi. Una legge del 2015 ha reso più stringente le maglie di controllo dell'ISEE. Chiaro? Chiaro? Quindi questo vuol dire che quando i controlli si fanno, e quando si guarda le cose come stanno nella realtà, si vede che l'evasione è una tecnica di sopravvivenza che purtroppo riguarda tutti, soprattutto i più deboli. Ciao, stasera ci vediamo a Matrix. Ciao.